ovviamente giocato in due, come ben sapete. Bella questa puttana maiala. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Johnny 8. Allora, video diciamo dedicato a Monster Hunter Rise, dedicato diciamo al falcione insetto. Perché ho voluto cambiare arma, perché con le doppie lame era un po' un casino, perché fanno veramente poco danno e abbiamo poche diciamo scappatoie e vie di fuga quando magari siamo alle strette con il mostro da combattere. Con il falcione insetto invece, come già per chi ha visto il mio video che ho fatto sulla nuova zona di addestramento, insomma vi ho fatto vedere che si riesce un pochino a fuggire con alcune abilità tipo questa qua, ragazzi, che riusciamo ad allontanarci dal mostro sicuramente più agilmente rispetto che alle doppie lame, che pur veloci che siano, ma sono un po' limitate. Infatti poi nel video della prima caccia che ho pubblicato, ragazzi, l'ho preso di santa ragione alla grandissima. Allora, sono uscito qua dal villaggio in modalità esplorazione, anche perché magari così ne approfittiamo per esplorare la zona e per fare un po' di risorse, visto che insomma dovremo anche iniziare a migliorare a forgiare le prime armi e armature diverse da quelle base, e quindi sicuramente ci conviene uscire così in modalità esplorazione, anche perché magari possiamo uccidere questi poveri mostri innocenti. No, non ce li fanno neanche ammazzare questi poveri mostri innocenti. Ottimo. Vabbè, insomma, possiamo decidere di andare ad uccidere dei mostri magari un pochino più deboli dei mostri normali, così magari ci facciamo qualche risorsa. E perché no, trovare anche qualche ossa di mostro, che anche lì magari ci possiamo fare per primo l'armatura d'osso e l'arma d'osso. Qua c'è un felino che non si sa bene che faccia. Girottola così con la sua ghianda, sembra un po' quello dell'era glaciale, ragazzi. Allora, dirigiamoci comunque là alla zona 6 sulla minimappa, che ci dovrebbe essere quel mostro che abbiamo già avuto modo di trovare, quello che abbiamo anche cavalcato nell'addestramento. Così magari si può provare il falcione insetto proprio contro quello. E tutto quello che si vede da raccogliere, tipo il miele, appunto, che poi il miele ci servirà per fare le pozioni, ce lo raccogliamo fino a che non avremo una nostra fattoria, che dovremo sempre un po' vedere come andarla a costruire, e bisognerà fare così. Comunque sì, il falcione insetto, come vedete, con un paio di colpi sventra tutto, questi qua piccini, quindi è buono, molto molto buono. Abbiamo trovato l'artiglio nero. Allora, il mostro si sta muovendo verso di noi, direi di sanzionarlo subito, così ci proviamo a modo questo falcione insetto alla stragrande. Eccolo qua, guarda come viene a corsa, ragazzi, puttana maiala. Oh, dove va? Fermati. Vediamo se ce la facciamo con questo qua a farlo secco, ragazzi, eh. Ok, bisogna avvicinarsi un pochino di più. Allora, filo caduta ancora, non ho preso bene il tempismo giusto per farla. Ah, fa dei salti più lunghi, mi sembra, di quello di Monster Hunter World. Sono più lontani, infatti, i salti, a vederlo. Non si riesce magari a montarli in testa precisi, ragazzi. Anche se ho notato una cosa, ora voglio riprovare, scusate ragazzi, ma sto sperimentando. Voglio vedere se magari ci si può fare qualcosa con l'insetto filo, va a sapere. Boh, vabbè, proviamo a picchiarla, vediamo un po' questo falcione insetto come si comporta. Allora, abbiamo a disposizione anche il kinsetto, ovviamente. Puttana maiala. Fa male tu qui, ragazzi. Eccolo là, il nostro kinsetto, infatti, come abbiamo visto anche nella zona di addestramento, andrà ad attaccare fino a che ha la barra
della vita, insomma, della bara piena che si consuma, come avete visto, e poi tornerà da noi. Ora non so perché, ma si è allontanato dal mostro, non lo so, forse l'ha scaramentato via il mostro. Quando poi tornerà a essere sul nostro braccio, appunto, lui si ricaricherà, e quando sarà, cioè lo possiamo usare anche subito adesso, anche se la barra non è piena, però non ci conviene perché durerebbe meno del previsto, ragazzi. Quindi adesso magari lo possiamo rilanciare di nuovo là contro il mostro e farlo attaccare di nuovo. Vediamo un po'. Continua ad andare a dritto, ragazzi, quel merda. Dobbiamo cambiargli noi la direzione, infatti. Adesso l'abbiamo cambiata e ci sta tornando. Quindi tenendo premuto ZR più X direzioniamo di nuovo il kinsetto quando va via. Ok, quindi praticamente dobbiamo solo imparare queste cosette, che magari o sono cambiate, perché sinceramente non mi ricordo questa cosa, oppure sono, oppure me le sono scordate, ecco, volevo dire. Riproviamo di nuovo. Ok, stavolta sì, c'è restato il nostro insetto lì a fargli danno. Bella questa. Allora, ce lo possiamo cavalcare, ragazzi, adesso, e lo possiamo sfruttare per fare il lancia mostri praticamente. Lo dovevo attaccare, lo dovevo lanciare contro un muro, magari non lì per terra, magari era meglio, Ci dobbiamo sempre prendere un po' la mano con questa nuova Featur che, insomma, ci hanno messo a disposizione gli sviluppatori di Capcom, ragazzi. Allora, il mostro sembra abbastanza stanco a vederlo, perché tra l'altro infatti sta scappando. Quindi se sta scappando, noi si monta in sella al canine e si va a pigliare. Andiamo? Non è andato tanto lontano, come già vi dicevo, l'approccio a Monster Hunter è sempre un po' traumatico, perché poi si era già un po' che non ci si giocava, tipo me, risulta abbastanza traumatico l'approccio. E tra l'altro ora ho fatto anche una mischerata, puttana maiala, prima di partire, non mi sono portato le pozioni, e infatti c'ho più questa qua, e spero che mi basti, altrimenti dovrò trovare qualcosa magari in terra se mi viene concesso dal terreno circostante. Male non fa. Ho subito un frutto di miele e mi sono anche fatto male, puttana maiala. Sa che col miele lui si sta rifocillando, il merda, Dammi addosso il kinsetto, così magari piglia danno all'essere grande. E scappa di nuovo. Allora, questa qua vediamo se è erba curativa, speriamo o no. Ah, però ho trovato nell'erba due pozioni, ottimo. Aia. Bella questa.
Perché non mi ricordo poi, tra l'altro, ragazzi, tutte le mosse, eh? Non me le ricordo, perché insomma ce n'aveva qualche combo anche questa qua. E quindi ci vuole un pochino magari per riprendersele. Anche perché poi se il colpo non va a segno, non avremo l'effetto sperato dalla combo. E quindi diciamo ci si attacca un pochino alla fine. Ah, mi devo curare. E poi devo affilare la mia lama. Ne approfitto per farlo adesso. Sì, il kinsetto va quindi direzionato noi, ragazzi. Li va buttato addosso, anche se alle volte fa un po' come cavolo di fare, mi sembra di vedere. Questa qua è bella, ma bisogna colpirla per farla, altrimenti serve a poco. Ci vorrebbe come prima, allora come prima bisogna pigliare le giuste misure e la giusta altezza anche di quando farla, più che altro, semmai non è che sia solo le giuste misure. Aia, puttana maiala, anche a marcia indietro ora, arrivi? Tipo ora potrebbe essere un buon momento, vedi, per farla. Scappa di nuovo. Forse sta anche zoppicando, perché non lo vedo camminare tanto bene, sinceramente. Maledetto. Oh, questo è stato bello, nel muso proprio, puttana maiala. Ovviamente c'è da prenderci la mano, ragazzi, eh. Non è immediato, come ben saprete. Insomma, prima di diventare degli abili cacciatori ci vorrà del tempo. Il cattolo mi sto trovando in difficoltà con i tasti della Switch, perché prima... L'ho giocato su PC e sulla PlayStation 4, io, Monster Hunter World, e quindi i tasti, come ben sapete, sono messi un po' diversi, quelli della Switch. E sto trovando difficoltà, diciamo, a utilizzare la X e la Y della Switch e le confondo spesso. Infatti alle volte utilizzo il consumabile invece di effettuare l'attacco. Aia.
Dio santo, puttana maiala, oh. L'ho preso, ma mi ha preso anche lui però. Non ne vuole più, ragazzi, guardate come zoppica il merda. Ora è partito però, eh. Andiamo. È un po' così, ragazzi, è un po' così, dobbiamo imparare bene. Poi, come già vi ho detto, avremo poi tra un pochino anche il supporto. No, si è messo a dormire qui, guardalo, poverino. Non ce la fa proprio più, ragazzi, puttana maiala. Arriva anche il supporto coop, ragazzi, eh. Quindi probabilmente diventerà un pochino più semplice e anche più divertente. Perché ovviamente giocato in due, come ben saprete, bella questa puttana maiala. Come ben saprete, giocato in due è molto più appagante, insomma in due o in compagnia, anche fino ad essere in quattro, è molto più appagante. Ora non so se in questo qua... mostro ucciso, grande, il nostro canale gli ha dato il colpo di grazia. Dicevo che non so se in questo qua, ragazzi, ci sarà... Si può anche vedere subito il razzo di segnalazione, non lo so, vediamo un po' se si trova. Ovvero quel razzo, mi sembra di non vederlo, però magari ce lo sblocca dopo, non lo so. Non lo so, forse dobbiamo passare al mondo online, anche il discorso che ci faceva nel primo episodio il gattino, ragazzi. Comunque questo Arzuros ce lo siamo sconfitti, quindi è il nostro primo mostro ucciso, e direi che il falcione insetto ce lo siamo provati. Dobbiamo prenderci la mano, ci dobbiamo prendere la mano e piano piano, a forza di usarlo, ce la prenderemo. Poi ovviamente questo qua è abbastanza scarso come falcione. Poi durante gli ultimi colpi, non so se avete notato, i miei colpi andavano non tanto a segno, ci si rimbalzava contro. Questo perché nel marasma non ho mai affilato la larva con la cote. E anche questo, insomma, è una difficoltà più che c'è da fare in Monster Hunter World, come, insomma, in Monster Hunter Rise, scusate, mi confondo sempre, ragazzi, puttana maiala, sono uscito da lavorare, sono stanco morto. Va bene. È una cosa in più da fare, che quindi dobbiamo prestarci attenzione, è quello che vi dicevo prima, che ritornare a giocare a Monster Hunter, insomma, l'approccio è un po' duro a partire, perché non è il classico gioco in cui vai, ammazzi, picchi, spammi un tasto a randa e risolvi le cose. No, ci sono delle combo da fare, ci sono delle cose da gestire, ci sono appunto l'affilamento dell'arma, ci sono magari alcune piccolezze come prepararsi per l'avventura, come io ultimamente non faccio mai, ma va bene così, portandosi dietro più robe possibili. E nulla, adesso non ci resta che esplorare un po' la zona, ragazzi, farò un giro di esplorazione così mi faccio un po' di risorse, poi ci vedremo nei prossimi video, andremo a fare magari qualche altra missione e si spera di vedere il prima possibile anche la nostra fattoria, perché avremo sicuramente anche qua la fattoria come al solito, un qualcosa che non so se sarà una fattoria, insomma un qualcosa che fungerà da fattoria per andare a coltivare le nostre poi coltivazioni, le nostre risorse per andare a creare oggetti da soli, ragazzi. Mi raccomando, se vi piace il video fatemelo sapere, fatemi sapere che ne pensate del falcione insetto, se voi lo utilizzate o meno, iscrivetevi al canale se vi va e ci vediamo come sempre nei prossimi video. Ciao ciao!